E là tutti youtubers è sempre PokeShiny che vi parla. No, beccatevi questi codici. Anche questo, beh, questo lasciate stare che è tagliato perché l'avevo preparato per metterlo sulla busta di un TCBM, poi ho messo altri codici, quindi questo comunque è valido. E invece questo qui che è di esplodere delle belve, non so se è stato già utilizzato, quindi questo qui provate, ma non vi so dire. Mentre i primi due che vi ho dato sono strasicuro che non sono stati mai utilizzati, cioè sono nuovi. Allora, quest'oggi vi porto l'apertura sempre del Rainbow Vyland, però questa volta Riverside. Oh, andiamo di nuovo con l'apertura. Queste sono carte giapponesi, ma l'apertura è tecnicamente cinese. Tutta roba cinese si apre così. Ormai sappiamo cosa c'è dentro, quindi l'interno, ok, è sempre lo stesso della precedente, quindi non c'è molto da vedere. Cioè, praticamente io ho aperto questo qui, Field of Flowers, adesso aprirò Riverside e poi mi manca questo che è Sky, che però non ce l'ho, cioè non l'ho trovato su Card Game, quindi di 3 della serie me ne manca uno solo. Beh, magari lo rimetteranno in vendita. Qui abbiamo sempre la cartolina. Questa è ancora più pucciosa e figa della prima perché c'è il mitico Pikachu. Qui c'è qualcuno che somiglia a qualcuno di mia conoscenza, ma non è lui, per fortuna. Quindi questa è la cartolina e le carte sono sempre le stesse, quindi ce n'è una olografica e le altre due no, quindi abbiamo un Togepi olografico. Vedete che spettacolo questa carta. L'olograficità delle carte giapponesi, cioè, penso che sia imparagonabile con nessuna delle, cioè né con le carte italiane né con le carte inglesi, sono fantastiche. Questa è l'altra carta, beh, il retro è sempre la stessa, come il precedente ovviamente, perché è la stessa serie. Diciamo per bene che io sono maniacale, un maniaco delle carte, devono essere perfette. E qua abbiamo un Rattata. Perfetto. Ah, questa sera non riesco. Stasera sono ok. Perfetto. Allora ragazzi, io vi lascio con questa apertura, con questa diciamo mini apertura, velocissima. Però, ripeto, era una cosa che mi piaceva perché le carte giapponesi mi piacciono, quindi questa mi piaceva parecchio. E niente ragazzi, io vi ringrazio sempre tutti, continuate con le iscrizioni, continuate, continuate perché a breve ci potrà essere qualche sorpresa sul canale di PokeShiny, quindi aumentate, aumentate le iscrizioni, aumentate i like e soprattutto lascio sempre un saluto ai dislike, quindi ai grandi rosiconi che girano su YouTube, Porelli, cioè mi fanno pena davvero. E io più dislike mettete più mi diverto perché vuol dire che rosicate, quindi che siete invidiosi e sono contento di essere invidiato, assolutamente. Invece voi mi fate pena, quindi ecco questa è la differenza, io sono invidiato, voi mi fate pena. Benissimo ragazzi, dopo questa mini polemica perché ogni tanto ci vuole, e ringrazio sempre tutti, e ragazzi siete magnifici, fantastici e ci sentiamo, ci vediamo a breve per altre aperture. Ciao ciao!